quel sorriso lì che cosa significa? Alla fine è arrivata una sconfitta, ma questo non implica nulla. Sì, dispiace per la sconfitta, però abbiamo passato il turno, il nostro obiettivo era di passare, era di andare avanti, insomma. E vabbè, insomma, c'è stata una giornata molto intensa, perché anche se non avete giocato avete vissuto 4 ore della partita tra Canada e Messico tutti insieme nella lounge dell'albergo. Lì forse è partita la prima carica della giornata, poi c'è stata la seconda, vabbè, hanno vinto, ma pazienza. Sì, diciamo che andare a giocare col sorriso sulla faccia contro gli Stati Uniti d'America, che si devono ancora giocare il posto, noi che siamo passati per essere gli underdog, no? I sfavoriti, no? Che arrivano chissà da dove o cosa, invece siamo andati qua, siamo arrivati qua addirittura in casa con la divisa bianca, quindi loro li abbiamo messo subito sotto pressione. E loro hanno giocato subito duro, hanno iniziato a fare un bunt, hanno giocato di bunt al primo inning, quindi vuol dire che diciamo che erano abbastanza preoccupati. Questo aumenta sempre di più l'orgoglio azzurro? Quello di sicuro, cioè, fa più che piacere, insomma, vedere che si ottengono questi risultati, più si va avanti e più si migliora, insomma. Il sogno è San Francisco. Il sogno è San Francisco. E se si lavora duro con lo sforzo si costruisce il ponte fra realtà e sogno.